ho realizzato un nuovo coesore piccolo, sempre col solito sistema: una penna Bic e le parti di una spina telefonica, e in mezzo c'è una moneta bella limata, la limatura di una moneta da 20 centesimi. Si può fare, non so, 20 centesimi italiani, sono 20 centesimi praghesi, tanto la lega la stessa. E vediamo se sto coso funziona. Sì, 56,5 ohm, va. Però sono vicinini, sono vicini. Mi funziona? Sì. Oramai piano piano diventerò esperto a fare core, coesori, all'italiana, core all'inglese. Vedete che ogni volta una resistenza diversa, 188. Qui si danno i numeri all'otto per coesore, 104. Peccato che nemmeno vanno bene per il lotto. 44 va bene per il lotto. Vabbè. Ok, funziona né più né meno come quell'altro. Oh, qui c'ho un 3310 Nokia, bellissimo. Questo è stato un piccolo momento di felicità in cui io ho detto basta, torno ai vecchi telefoni, perché mi sono rotto le scatole di andare in giro a perdere tempo mentre sto in giro a chattare. Poi è rimasto sotto, caduto dalla tasca, piccolo, non me ne sono accorto, ed è finito sotto la macchina, quindi non funziona più. Questi tutti i cellulari all'interno hanno un motorino con una massa fuori centro che praticamente girando fa la vibrazione. Ora l'idea è quella di prendere quel vibratore, che dovrebbe andare direttamente con la tensione che posso ricavare dal circuito del coesore, e quindi fare da decoesore. Certo, questo Guglielmo Marconi ce l'aveva, io sì, e adesso vado ad impazzirmi un po' a levare queste vitine qua. Siccome questi maledetti ci hanno messo le viti Torx microscopiche, tanto voglio dire, non è che io con questo ci devo fare più nulla, utilizzo sistemi un po' più convincenti, e ci vediamo tra un po' quando avrò finito di fare questa esecuzione. Eccolo qua. Questo è il motorino, questa è la massa fuori centro, vedete? Questo qui è quello che fa la vibrazione. Non dovrebbe essere troppo difficile togliere questo piccolo motorino, metterci due filetti e vediamo. Le bestemmie non le riprendo, eh? Dopo, ecco, abbiamo dilaniato il telefonino e ne ho ricavato. Allora, facciamo così, perché con l'aiuto della mano sotto forse si riesce a far focalizzare meglio. Eccolo qua. Questo è il motorino, come vedete è microscopico. L'ho strappato via con un pezzo di circuito, perché no, altrimenti non ci si riusciva. Ora lo mettiamo magari qui sulla terza mano. Magari facciamo anche così. E cerco di, ecco, di metterlo così. Ora lo attacco a una pila, anche da, possiamo metterla anche da 4,5 volt. Ecco qua, gira. Non so la tensione giusta di alimentazione, ma comunque sia suppongo che sia presso a poco di 5 volt, che è la tensione di alimentazione della batteria del cellulare. Allora, nel frattempo vedete sullo sfondo è comparso il relè telegrafico Siemens. Questo è un gioiello della mia collezione.
Ho fatto i collegamenti qui dietro, li ho fatti però semplicemente attorcigliando il filo perché non voglio saldarlo, perché questo in realtà avrebbe bisogno di uno zoccolo. Quindi questi sono due dei terminali della bobina, che ce n'ha, ha più terminali, e questi sono i contatti che mi interessano. Questo agisce solo con un verso, perché è un relè polarizzato, e quindi la corrente deve stare in un verso preciso, nell'altro verso no. Allora, batteria indispensabile. Prendiamo, questo dovrebbe essere negativo dell'elettromagnetico, questo dovrebbe essere positivo. Facciamo una prova. Sì, tic tic si è sentito. Ed ecco che abbiamo fatto praticamente tutto il giro. Mi allontano un po'. Negativo, coesore, coesore, bobina del relè, bobina del relè, torna indietro alla batteria. Questi sono gli estremi invece dell'interruttore. Ora noi dovremmo fare l'esperimento di vedere se mettiamo con l'ometro e adesso colleghiamo gli estremi dei contatti del relè telegrafico li colleghiamo. Voi adesso non vedete perché ho finito lo spazio di lavoro, sto un po' fuori dallo spazio di ripresa, collegato con dei coccodrilli, ecco qua, con dei coccodrilli ho collegato, ecco, perché sennò non riesco a fare il collegamento. Un bel groviglio di fili, sto creando. Ok, ora se il coesore sotto un'onda elettromagnetica si mette a condurre, si dovrebbe attivare il relè telegrafico e dovremmo vedere zero qui. Pronti? Via! Ecco qua. Nel frattempo si è anche... mi allontano che vediamo tutto il quadro della situazione. Vedete, funziona anche questo ed ecco qua, ripoggiamo e risettiamo anche quest'altro. Ok, tolgo questo perché adesso mi impiccia. Agli estremi della, faccio un circuito del decoesore. Io all'inizio del video ho detto di poter alimentare direttamente nel circuito del coesore il motorino. Ho fatto già la prova e vi dico che non va. Perché? Perché l'impedenza del motorino è troppo bassa. Marconi ci dice che ci deve essere un'impedenza di almeno 1000 ohm. Ora qui ci vado a collegare la pila. La pila la collego. Devo usare i morsetti questi qui. Qui non è importante la polarità. Non è importante. Questo no.
ed ecco qua. Adesso se io mando la scarica, per compagnia ci mettiamo anche lui, va. Se mando la scarica si dovrebbe accendere il motorino. Ok. Ho aggiunto al circuito in parallelo al motorino questo LED in maniera tale che, ecco qua, allora guardate qua, con questa molletta da bucato sto tenendo il motorino con l'eccentrico, il vibratore praticamente, sul decoesore, sul coesore, scusate. Ok. Facciamo un SOS. Dunque, so, tre punti, tre linee, tre punti. Ok. E scrive la carta, no? E no, da di tutto. Oh, della serie che la dura la vince, eh? Adesso smonto tutto nuovamente e rimonto praticamente su questo qua. Nel frattempo tutti questi cintillori è rimasto eccitato. Boom! L'impedenza troppo bassa richiede un